Salve amici, oggi andiamo a preparare un couscous con delle verdure. Ho semplicemente preparato un normale couscous con del brodo vegetale e un po' di zafferano. Andiamo a completare il piatto con delle verdure di stagione, quelle che preferite voi. Io ho usato piselli, dei pomodorini, delle punte di asparago, ravanello, ci mette di broccolo e un po' di cipolla. Ho preferito usare un piatto singolo con dei coppa pasta per la versione individuale. Voi potete realizzare questo piatto semplicemente usando una teglia da ciambella normale, ve lo andate a preparare e poi al momento di servire a tavola aggiungete le verdure. Così è una maniera più elegante. Io già ho messo un po' di couscous all'interno. Andiamo a schiacciare bene con un cucchiaino. In questo caso è necessario di un po' di riposo, 5 minuti sono più che sufficiente. Adesso andiamo a mettere le verdure. Andiamo a togliere il coppa pasta e completiamo il piatto. Pomodorini, broccoletto. Ravanello, giusto per dare un po' di colore. La cipolla. I piselli. Adesso andiamo a guarnire con delle foglioline. Ricordatevi sempre di usare delle piante che possono essere consumate, perché in cucina tutto ciò che va messo sul piatto deve essere edibile. Adesso andiamo a completare con dei germogli di piselli. Allora, ultimo tocco, andiamo a versare il brodo all'interno.
Ed ecco che il nostro piatto è pronto. Semplice, fresco, adatto per la primavera e per tutte le occasioni.